un disoccupato perché piove sempre sul bagnato, sono anche il papà di un ragazzo disabile, abbastanza grave. E quindi volevo parlare di quei diritti calpestati che la Costituzione richiama puntualmente, come qualcuno già accennato, e invece in Italia ci sono appunto i diritti, come già spiegava qualcuno, che sono vincolati alle risorse. Ma questo è proprio un controsenso, no? Se una cosa è un diritto, no? Una cosa deve essere data, è obbligatorio, a meno che si dice questa cosa non è più un diritto. E allora volevo far riferimento per esempio alle famiglie dei disabili gravi, che non so se voi sapete, ma nel silenzio, a parte il fatto che volevo sensibilizzare, c'è chi come me ha un figlio, ma come ben sapete le donne spesso hanno due o tre compiti, cioè lavorano in casa, lavorano fuori casa e poi accudiscono le persone fragili, quindi che siano figli, mariti o addirittura i genitori, la maggior parte delle volte poi sono le donne. E su questo aspetto volevo appunto parlare di questa parola inglese che non mi piace ma che rappresenta un pochino, che sono i caregiver familiari. Praticamente in tutta Europa, compreso Grecia e Romania, e la Grecia la legge l'ha fatta pochi anni fa in piena crisi, giustamente, hanno riconosciuto i caregiver familiari, queste persone che accudiscono. E poi a seconda delle risorse, giustamente, più paesi più ricchi o meno, danno delle possibilità di un prepensionamento, perché se una persona poi deve lavorare e accudire un disabile, spesso il disabile ha bisogno anche di un accudimento quasi 24 ore su 24. Quindi alla fine il diritto al riposo, no? Il diritto al riposo devono averlo tutti, uno quando smette di lavorare, se ha bisogno di riposare. Invece chi accudisce un disabile spesso non ha questo diritto, e lo stress è tale che c'è uno studio di un premio Nobel americano, quindi non una, che ha detto che l'aspettativa di vita di chi accudisce i disabili è molto bassa, cioè anche oltre 10 anni meno del... Quindi anche questo è un altro punto che dovrebbero tenerne conto. Invece sono circa 18 anni che io, come altri genitori, cerchiamo di portare avanti queste cose, e il governo, il Parlamento, tutti se ne fregano tranquillamente. Volevo dirvi giusto un paio di cose che, con molta fatica, perché noi non abbiamo tutto questo tempo per andare in giro, abbiamo fatto un ricorso, una specie di class action che non esiste, diciamo una causa di massa faticosamente fatta contro l'INPS 2 anni fa, l'abbiamo fatta a Milano, a Roma e a Palermo. E ovviamente il giudice ci ha detto: ma se non c'è una legge che fa il Parlamento, io non ti posso riconoscere questo lavoro di cura che tu fai, perché tu fai un lavoro di cura che dovrebbe esserti riconosciuto, ma non posso riconoscertelo. Allora, oltre questo, siamo andati abbiamo fatto una petizione con 40.000 firme a Bruxelles, alla Commissione dei diritti dell'uomo, ci ha concesso la procedura d'urgenza, ci ha convocati il 17 di settembre scorso. E purtroppo quel giorno la Commissione ha fatto un documento verso il governo per applicare le procedure, perché questa cosa non si può imporre a livello europeo. Noi recepiamo dall'Europa tutto, ma queste cose, questa Commissione ha fatto un documento dicendo di recepire le buone prassi degli altri paesi, il nostro paese se ne è bellamente fregato. Anzi, non so se lo sapete, pur di grattare il fondo, aveva addirittura nel famoso ISE, aveva detto che l'accompagnamento e la pensione diventava reddito. Abbiamo fatto ricorso al TAR, abbiamo vinto, lo Stato ha fatto ricorso contro il ricorso al TAR, siamo dovuti andare davanti al Consiglio di Stato che ci ha dato ragione, e adesso finalmente ci è stato riconosciuto e devono aggiustare l'ISE, perché cercavano di farci pagare i servizi. Questo alla faccia della Costituzione, che dice che tutti devono avere pari opportunità, e ovviamente chi è disabile, e la famiglia del disabile grave è disabile, non hanno pari opportunità, perché quello che io non posso prendere l'autobus se l'autobus non è attrezzato, quindi devo attrezzare la macchina, eccetera eccetera. Quindi volevo dire che praticamente anche per quanto riguarda i disabili, come abbiamo detto, e le loro famiglie, c'è questo discorso che la Costituzione viene calpestata. E per ultima dico, un'altra legge che ci fa vanto in tutta Europa è la legge 104, che non so se conoscete, sui disabili. Su questa legge 104 c'è scritto di tutto e di più, che si hanno diritto a tante cose,
ma poi hanno scritto se però ci sono le risorse, quindi la Costituzione viene nuovamente calpestata, perché se non ci sono le risorse tu il pulmino non ce l'hai, se vuoi lo paghi per portare a scuola tuo figlio. L'ultima cosa, faccio riferimento anche io a un problema personale, ho lavorato alla Nokia, dopo 35 anni sono stato licenziato insieme a 109 colleghi, l'azienda ha perso, ho vinto il reintegro. Sapete che in Italia si può rilicenziare con un sistema che si chiama GMO, licenziamento individuale per giusto motivo, e quindi adesso sono stato rilicenziato per lo stesso argomento che il tribunale ha ordinato il reintegro. Loro mi hanno rilicenziato, adesso devo fare un'altra causa e non so come finirà perché è molto pericolosa. Questo alla faccia dei come garantiti, i famosi garantiti. Il Job Act praticamente è già valido oggi anche per quelli assunti prima. Che prima era valido. Mi permetto di fare un appunto sul discorso che ha fatto questo ragazzo qua adesso. La Costituzione non sancisce come ha detto lui, la pari opportunità. Non è pari opportunità, è sancisce il diritto ai diritti sociali, non è la pari opportunità di poter usufruire di un diritto. Il diritto o c'è o non c'è, non esiste la pari opportunità.